Nei giorni 25, 26 e 27 agosto 2009 si è svolto il Palio di Reino. Un cocktail di giochi a squadre ed individuali che ha visto 8 squadre contendersi l'ambita coppa. Sette squadre di Reino ed una di Circello hanno regalato al pubblico presente un grande spettacolo ricco di sorprese e colpi di scena. La manifestazione, sapientemente guidata dal presidente del Forum dei Giovani di Reino, Pio Petrone, ha visto nel corso della prima serata una triade di giochi svoltasi nella centralissima piazza Regina Margherita, costituiti da Corsa coi Sacchi, Stroncaturo e Tiro alla Fune. La serata è stata allietata dal maestro Giovanni De Nunzio. Io voglio ritornare al mio paese, perché voglio trovare una bella sposa, una sposa molto semplice e cortese. Eccola, che non mi faccio troppo scomparire. E ha donato, chiesto un consiglio, ma te, attento come te la pigli. Se te la pigli troppo grassa, tutta la casa poi ti scompassa. Se te la pigli secca secca, la bracci la stella. Se te la pigli piccerella, le gira la cironella. Se te la pigli cittadina, piano piano ti rovina ogni modo di maniera, un che vuoi la moglie. Ogni modo di maniera, un che vuoi la moglie. Ogni modo di maniera, un che vuoi sta moglie. Nella seconda serata, invece, i giochi si sono svolti nel centro storico di Reino, sotto a castello. Rally in carriola, braccio di ferro femminile, gran cameriere, basket con i palloncini, corsa con l'uovo, strizza spugna. Sempre nel centro storico, la manifestazione si è conclusa nella serata del 27 con i giochi Veloci Birra e Le Due Torri e la premiazione della squadra vincente, i Mastri. Al termine, serata danzante con la musica coinvolgente di DJ Nico fino alle prime luci dell'alba. Il palio è stato interamente condotto da Fiorenzo Tremola ed arbitrato da Giovanni Tozzi, Antonio Calzone e Pio Petrone. Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Ogni squadra aveva un nome ed un colore. I Mastri, colore bianco. Tiger, arancione. Gli Aregogli Tizi, verde. Team di Bud Spencer, giallo. Corpi disabitati, rosso. Amici della pesca, viola. Quelli d'ungimento, fucsia. Sfigatti, turchese. La classica corsa coi sacchi, svoltasi a staffetta, ha visto trionfare la squadra verde.
lo stroncaturo, gioco tradizionale in cui bisognava segare un tronco di legno, è stato vinto dalla squadra bianca. Il tiro alla fune, dopo un'accesa battaglia in finale, è stato vinto dalla squadra turchese. Rally in carriola. Un giocatore bendato spingeva la carriola sotto diretto ordine del navigatore lungo un arduo percorso. Ha vinto questo gioco la squadra gialla. Al braccio di ferro femminile l'ha spuntata la squadra bianca. Nel gran cameriere i concorrenti portavano un vassoio pieno di oggetti lungo un tragitto ad ostacoli. Ha vinto la squadra arancione. Il basket coi palloncini. Il concorrente doveva centrare il secchio ai piedi del compagno di squadra seduto su una sedia. I verdi sono stati vincitori insieme ai fucsia. Corsa con l'uovo. Cucchiaio stretto tra i denti. Vinta dalla squadra verde. Strizza spugna, una spugna imbevuta d'acqua passata sotto le gambe dei concorrenti a riempire una bottiglia in un tempo prestabilito. Vinta dai gialli. Le due torri, battaglia con cuscini su una trave sospesa, trionfata dai bianchi. Veloci birra. Una birra succhiata ad alta velocità attraverso una cannuccia in soli 9 secondi e 49 dalla squadra bianca. Venite a trovarci al prossimo Palio di Reino, il divertimento sarà assicurato. Noi faremo il possibile per ridurre la possibilità di errore ad una percentuale di 0, ma siamo... La serata sarà presentata da Fiorenzo Tremola, a cui invito a fare un applauso. Buon pali a tutti! Ciao Reino, ciao! Buonasera a tutti, buonasera! Allora, abbiamo già presentato qualcuno, gli Alberi, Giovanni Tozzi, Pio Petrone, Antonio Calzone e voglio giusto fare un saluto alle belle ragazze che sono dietro allo stand gastronomico, vi serviranno con gentilezza e simpatia. Voglio ricordare a tutte le squadre che ogni gioco ha un punteggio. Ogni squadra ha diritto durante la manifestazione, cioè durante le tre sere, a giocarsi il jolly. Se una squadra si sente forte in un particolare gioco, può giocarsi il jolly. Il jolly raddoppia il punteggio che la squadra raggiunge in quel gioco. Può giocare il jolly in una sola, in un solo gioco. Uno solo durante le tre manifestazioni. E ricominciamo col primo, corsa coi sacchi a staffetta.